Buon di tose, come andiamo? Spero bene. Ciao a tutti, io sono Stene, da Treviso con furore vi do il benvenuto su Stene Channel e alla seconda puntata del Pallone Racconta. Oggi, 17 marzo 2019, interamente dedicata a chi in data odierna avrebbe dovuto compiere 55 anni. Sto parlando di Stefano Borgonovo, ex centroavanti di San Benedettese, Como, Fiorentina, Milan, Udinese, Pescara, Brescia, che oggi appunto avrebbe compiuto 55 anni. Per cui buon compleanno Stefano, questo video vuole essere un omaggio, un tributo a lui e al coraggio che ha dimostrato nel rendere pubblica la sua sofferenza. Questo video inoltre vuole essere un omaggio nei confronti di tutte quelle famiglie i cui componenti sono stati colpiti da questa stronza, questa malattia di merda, che deve essere assolutamente debellata grazie alla ricerca. Per cui vi consiglio di acquistare Attaccante Nato, libro redatto da Alessandro Acciato e dallo stesso Stefano Borgonovo, i cui proventi sono appunto tutti destinati alla ricerca per debellare questa malattia, questo cancro sociale. Per cui ragazzi, mi permetto nel mio piccolo, dal mio canale, di lanciare questo messaggio: siamo tutti estremamente solidali nei confronti della ricerca contro la SLA. Ok, forse mi sono dilungato un po' troppo, per cui via la mia faccia da culo e facciamo parlare le immagini. Però prima voglio ringraziare tutti coloro che hanno sposato la mia idea e grazie al loro aiuto sono riuscito a realizzare questo progetto. Siccome non siamo in Rai, io mi sono appuntato i nomi di tutti i miei amici e le emittenti televisivi che mi hanno dato una mano, e siccome non voglio saltarne nemmeno uno, li ringrazio pubblicamente. Allora, cominciamo con Videolina da Cagliari, Rete 8 da Pescara, Sergio Zappalorto e Roby Scaricacciottoli, il mitico Marco Balestrazzi da Parma, Alessandro Fragalà ed Antenna Sicilia, da Como Enrico Levrini e Espansione TV di Como, Andrea Leva il cuore rossonero, il grifone Massimo Calzoni, la mia mitica triade Luca Zollino 75, Giorgio Amore del calcio e Fausto Rosas d'Auristano. L'altra volta ho detto da Cagliari, siccome ho spadellato, ero proprio sbattutissimo, oggi mi correggo, scusami Fausto, Fausto Rosas d'Auristano. E concludendo, grazie per le foto a Solo anni 80 il calcio più bello del mondo, una pagina Facebook fantastica, quindi un super like, come un double like va al mitico fotografo per eccellenza Alessandro Sgattoni. Ok, adesso facciamo partire il riflesso filmato. Fioi, se vediamo più tardi. Di fermarsi un po', semmai cercare di dormire un po', frenando i ritmi della mente, lasciando indietro quello che dice la gente. Problemi con le donne tonde non ne voglio più, hanno qualcosa che confonde, che non tira su, fanno girare all'improvviso il tuo melone, però hanno effetto solo sul testosterone. Non mi va di barattare il buono per il bello, e là che si distingue un manager dall'uomo è di pioggia sole che figura della vittima, se per stare
Abbiamo 0 punti, veniamo qua oggi per riuscire a portare via un punto. Il mio gol o un altro gol, l'importante è che riusciamo a far punti. But I'm barely breathing. Just pray to a God that I don't believe in. 'Cause I got time while she got freedom. 'Cause when her heart breaks, no, it don't break even. Her best days will be some of my worst. She finally met a man that's gonna put her first. While I'm wide awake, she's no trouble sleeping. 'Cause when her heart breaks, no, it don't break even, even, no. What am I supposed to do when the best part of me was always you? And what am I supposed to say when I'm all choked up that you're okay? I'm falling to pieces, yeah. For a reason, but no wild words gonna stop the bleeding. 'Cause she's moved on while I'm still grieving. And when her heart breaks, no, it don't break even. My soul.
touching on the buoyancy. I come around to the ancient ways. I took a tip from the Buddha boy. I just found God. Just found God. Yeah, I just found God. Just found God. Yeah, I just found God. Where we always were. We came down from the hill of dreams. Bernadette, Mother Earth, and you and me. Through Carver Road down the wildwood side. Blinding our eyes in the shallow seas. Drank fire at the king of the blues. Plugged into the medicine way. Took a long last look at a crazy horse. Push now for a golden age. I just found God. Just found God. Yeah, I just found God. Just found God. Yeah, I just found God where he always was. Found myself on the roof of the world. Just waiting for to get my wings. Strange angel in the changing light. Said, brother, you forgot something. My heart beat from the inside out. So lucky just to be alive. Can you tell what I'm talking about? Any day now the sun's gonna rise. I just found God. Just found God. Yeah, I just found God. Just found God. Yeah, I just found God where he always was. Hey, you just found God where he always was. There is a green hill far away. I'm going back there one fine day. There is a green hill far away. I'm going back there one fine day. There is a green hill far away. I'm going back there one fine day. There is a green hill far away. I'm going back there one fine day. I
see your wings of all the by. I won't break and I won't run. This time I won't be afraid. Just the way that we made it. I got demons, I got demons trying to get to me, but they'll never take me down. No, I'm only human, so underneath my skin the cuts run deep. I just need a little time to work them out. Grande, grande Stefano Borgonovo, io sinceramente mi sono molto emozionato nel fare questo video e spero di avervi trasmesso qualcosa di positivo anche a voi. Prima di chiudere questo lungo riflesso filmato con alcune curiosità sempre legate a Stefano Borgonovo, vi invito a contattare la Giabri, perché ragazzi l'estate è alle porte, per cui rimettersi in forma, dare una giustatina all'alimentazione, avere una giusta integrazione magari dopo i pasti o durante la giornata o dopo l'attività fisica, bene, la Giada, la Giabri, la coach del benessere, è la persona che fa per voi. Contatto Instagram @lacoachdelbenessere oppure tutte le info qui nel box del canale. Dicevo, piccole curiosità legate ai gol di Stefano Borgonovo, ne ho scovate un paio
E in più vorrei chiudere questa lunga carrellata con una storica radiocronaca del 1990, quando Carlo Pellagatti, direttamente da Monaco di Baviera, commentava la rete di Stefano Borgonovo decisiva nel corso di Bayern Monaco Milan, dove segnò quello strunz. E niente, vi lascio appunto anche a questo filmato perché è veramente fantastico e chissà se Carlo Pellagatti si ricorda di aver fatto un puttanaio del genere. Il primo episodio riguarda Como-Atalanta del 1986-87. Mentre Borgonovo va in gol, scoppia un incendio nella curva atalantina, tanto da distrarre un po' tutti, compreso mister Mondonico che, concentrato sull'accaduto, non festeggia nemmeno l'importantissima rete con il suo centravanti. Rimessa in gioco di Centi, ancora in possesso di palla il centrocampista che serve poi Tempestilli, che cerca di evitare Icardi, poi appoggia Invernizzi, Centi. Da Centi in avanti a notare Stefano, intanto gli atalantini hanno incendiato e c'è giunta! Borgonovo! Borgonovo! Rete! Rete! Borgonovo ha portato in vantaggio il Como! Finalmente! Finalmente Borgonovo ha portato in vantaggio il Como! E intanto un incendio! Dietro la curva, dietro la porta di Piotti, è quello che si avverava, si sta verificando! Stanno creando dei danni allo stadio Sinigaglia e intanto il Como è in vantaggio. Le forze dell'ordine devono intervenire immediatamente e mettere nell'impossibilità di nuocere quelle bestie che fanno degli stadi una palestra per sfogare tutti i loro più bassi e violenti istinti. Il secondo episodio invece riguarda Como Cesena del 1987-88. Stefano Borgonovo segna il gol salvezza e festeggia in un modo totalmente originale. Ed infine la radiocronaca di Carlo Pellagatti nel corso di Bayern Monaco Milan. Ora Borgonovo, ancora Massaro, viene allontanata la palla, ancora Maldini che cerca di dare punizione regolare, non può sbagliare! Siamo giunti al termine di questo video e quindi vi invito ovviamente a iscrivervi al mio canale se volete e soprattutto a contattare la Giabri e a seguirla sul suo profilo Instagram. Per oggi ragazzacci e ragazzacce è tutto, per cui steme ben e ci vediamo alla prossima puntata. Thank you.